Oro Arezzo e con essa anche la nostra città, e possiamo dire insomma anche il settore dell'oreficeria sono usciti dal tunnel. Usiamo questo termine perché uno dei simboli proprio dell'edizione di Oro Arezzo era appunto questo tunnel nero attraverso il quale i visitatori, gli operatori dovevano passare prima appunto di accedere alla fiera, un tunnel ovviamente disseminato delle più belle creazioni, ma che aveva appunto anche una simbologia importante, quella proprio di trovare la luce in fondo appunto al tunnel. Da quello che ci hanno raccontato gli operatori sembra davvero che la strada sia quella giusta, ovviamente ancora c'è molto da fare affinché insomma ci si possa lasciare definitivamente alle spalle i numeri molto negativi della crisi economica, però c'è una ritrovata aretinità, un ritrovato entusiasmo attorno ad Oro Arezzo e alla sua nuova immagine, questo grazie proprio anche al nuovo management di Arezzo Fiere e Congressi, ma grazie soprattutto agli operatori che ci hanno creduto fino in fondo. Non ci possiamo lamentare, diciamo, i mercati esteri, qualcosa si è fatto. Il mercato interno è sempre fermo o c'è un miglioramento anche su quel fronte? Anche quello, però minore rispetto a quello estero. Che ne pensate di questa nuova immagine che è stata data anche da un punto di vista grafico, insomma, alla fiera? Sì, quella molto bella, devo fare i complimenti a tutto l'ente fiera perché veramente hanno fatto un buon lavoro anche in tempi veloci e dà una bella immagine di Arezzo, quindi siamo contenti anche di partecipare e di essere proprio della città. Senza ombra di dubbio. La veste è buona, e questa fiera ha il pregio di essere compatta, la visibilità è ottima perché tutto sommato chi la visita è obbligato a fare un percorso che necessariamente tocca qualsiasi stand all'interno della struttura, e questo è importantissimo per una fiera che vuole avere per un cliente, diciamo, di una fiera che vuole avere una visibilità abbastanza. Veneto, sì, di Vicenza. Sinceramente negli ultimi 5-6 mesi la situazione sembra migliorata, e in fiera è solo per noi, insomma, un po' un'occasione per fare due parole con i nostri clienti. In generale sono abbastanza contenti. Sicuramente è stato apprezzato questo cambiamento di quest'anno sia dagli aretini sia dai visitatori. Gli aretini nel corso degli anni si sono dimostrati alla fine più concreti anche di tante altre realtà dove c'è produzione, quindi speriamo via, insomma, che sia finita questa crisi e sia la strada giusta da percorrere. E veramente stiamo uscendo da questa fiera con grande entusiasmo, perché c'è veramente questa splendida area di rinnovamento e ne siamo tutti contenti, perché abbiamo la possibilità di poter lavorare bene. Finalmente Arezzo sta prendendo il suo spazio all'interno della Made in Italy italiano. È iniziata una nuova era secondo lei per questa fiera? È un cambiamento, con la nuova direzione della fiera, con l'impegno di tutti gli ora fiaretini, sta cambiando veramente qualcosa e ne siamo veramente contenti.